Benvenuto o benvenuta in questa meditazione. In questo esercizio guidato che svolgeremo insieme. In questo momento di raccoglimento, di riflessione, di intimità con noi stessi. Un attimo così importante che non troppo spesso ci ricordiamo di svolgere. Dunque, se ti senti a tuo agio, puoi provare a sederti o sdraiarti, cercando insieme di creare un momento di calma e positività. Fai un bel respiro profondo. E lentamente chiudi gli occhi, portando sul viso un'espressione di sollievo e di fiducia. Per aiutare il tuo corpo a rilassarsi, pronuncerò per qualche volta le parole inspira ed espira. E quando ti chiederò di inspirare, vorrei che provassi a sollevare le spalle, mentre nel momento dell'espirazione vorrei che le lasciassi cadere, facendo in modo che il tuo scendere delle spalle aiuti a rilassare tutto il corpo, come se ti togliessi dal corpo un macigno, un senso di pesantezza, lasciando andare tutta la tensione e tutte le responsabilità. Proviamo insieme. Inspira ed espira. Inspira ed espira e rilassa completamente le spalle. Inspira, espira. Un'ultima volta. Inspira ed espira. E nel respirare il tuo corpo si allinea con la tua mente, ancorandosi nel presente, lasciando che la tua mente possa dissolvere nell'aria, nell'ambiente circostante, tutti i pensieri, tutti gli schemi di pensiero, tutte le anticipazioni e tutte le previsioni ansiose che non riuscivi ad interrompere,
il presente, così come è, senza permettere alla mente di intromettersi con i suoi pensieri. Non è altro che un respiro profondo, pieno di gioia, un sorriso spontaneo di sollievo, un comprendere cosa è primario e cosa può essere lasciato andare, un far luce su come le sofferenze che ci portavamo appresso ora si dissolvono, poiché non facenti parte realmente del presente. Poiché ora, adesso, proprio in questo istante, se stai respirando, se puoi provare questa sensazione di sollievo, non vi è alcuna cosa in grado di minacciare la tua serenità all'esterno, al di fuori della tua mente, del tuo punto di vista. Vi è semplicemente pace. La scelta è semplicemente nostra nel decidere se accoglierla, dandoci il permesso di staccarci dalle preoccupazioni che ci portiamo appresso. Inspira ed espira. Concentrati sul tuo respiro. Ma non mentalmente. Non devi immaginarlo. Devi sentirlo. L'aria entra nel tuo corpo e riempie di vita ogni tua cellula. Ed è grazie a questo prezioso processo che sei in grado di fare esperienza di tutto quanto. L'aria entra nel tuo corpo e dona vita ed energia ai tuoi muscoli, che ti permettono di muoverti e gioire della natura, di provare un senso di leggerezza sdraiandoti su un prato o di dormire serenamente ascoltando le onde del mare in spiaggia. Quando attraverso il respiro riusciamo finalmente ad uscire dal flusso dei pensieri e a rientrare nel momento presente, fuori dal passato e dal futuro che proiettiamo nella mente, il senso di certezza e verità è innegabile. Tutto appare immediatamente chiaro, come se una voce dentro di noi ci suggerisse: questo è la verità. Poiché quando smettiamo di pensare, è come se metaforicamente ci svegliassimo
da un sogno, risvegliandoci dalla mente. Quando pensiamo per tanto tempo, ci dimentichiamo da quale pensiero siamo partiti e non capiamo dove i nostri pensieri o ragionamenti vogliono trovare una conclusione. Il momento presente ci sveglia, ci riporta con i piedi per terra, o meglio, coi pensieri per terra. Riattiva i nostri sensi, il nostro essere consapevoli del corpo, come se da un momento all'altro qualcuno ci riportasse dove realmente siamo sempre stati. Lì, nel nostro corpo. Ora che entrambi siamo ancorati al momento presente, vorrei che ti prendessi qualche minuto per concederti di pensare qualsiasi cosa ti venga in mente, a patto che tu ne rimanga completamente consapevole e vigile. Come se ti sedessi in panchina per qualche istante e permettessi alla tua mente di sfogarsi, buttando fuori qualsiasi cosa ci sia dentro. Non dovrà essere un pensare attivamente, ma un lasciare andare la presa. Spesso ci sono pensieri che sono sempre lì e che non vogliamo accettare. Qualcosa che sappiamo essere vero e magari facciamo finta di niente. A volte ci sono paure che guardiamo solo con la coda dell'occhio. A volte ci sono ricordi che vogliamo ricordare e a volte ci sono pensieri che non hanno senso e non è necessario trovarne uno. Prenditi qualche minuto per lasciare la presa e osservare senza giudizio il contenuto della tua mente. L'esercizio potrebbe farti provare anche emozioni spiacevoli. Dunque potrai interromperlo in qualsiasi istante, a tua scelta. Ma se vorrai restare, non dovrai far altro che osservare, senza giudicarti o rimproverarti per i pensieri che visualizzerai. Liberati di qualche peso e concediti questi attimi
di totale libertà mentale, senza giudizio. Svuota il contenuto della tua mente per ripartire come un foglio bianco, leggero e privo di qualsiasi linea guida, semplicemente libero da ogni condizionamento, a partire da adesso. Ora vorrei che riportassi dolcemente l'attenzione sul tuo respiro, lasciando andare completamente tutto quello che hai pensato nei minuti precedenti. È stato un processo di purificazione. Dunque non dovrai forzarti a ricordare quello che hai pensato. Le tue verità sono ancora dentro di te e non le dimenticherai, anche se adesso ti sembrerà di aver paura di scordarle. Concentrati sulla sensazione di leggerezza, su quanto sia benefico per il tuo corpo sentirti con la mente purificata e svuotata da qualsiasi senso di sofferenza o pesantezza. E lasciati andare a questa sensazione di completo benessere. Puoi riportare l'attenzione al tuo corpo, muovendo dolcemente i muscoli, le mani, le braccia, muovendo le gambe e le dita dei piedi, per poi riaprire lentamente gli occhi e con un respiro profondo terminare questa meditazione guidata. La musica continuerà ad andare ancora per un po', dunque non avere fretta di alzarti e rimani ancora seduto o sdraiato per tutto il tempo che ritieni necessario.
Ti ringrazio di cuore per l'ascolto e grazie di cuore anche a tutti gli iscritti che ci sostengono ogni mese. A presto. Namaste.